ragazzi come noi, con in più quella forza nella mente, uniti in missione per combattere contro il male che tra la gente presto arriverà, mutando gli umani in virus e sani. Sono alieni, nemici della terra libera, distruttori dell'umanità. We own virus attack. We own virus attack. We own virus attack. Urto di gruppo. We own virus attack. We own virus attack. Finalmente a casa. Oh, sono distrutto. Sveglia, amico. Riunione di gruppo. Il prof ci vuole subito tutti al laboratorio. Ma come? Proprio adesso? Siamo appena tornati. Datemi almeno il tempo di riaccendere il cervello. Perché hai un cervello, tu? Ah! Oh? Ti aspettiamo di sotto. So di chiedervi molto, ma dobbiamo rimetterci al lavoro. Neanche il tempo di riprenderci. Purtroppo il riposo è un lusso che non possiamo permetterci, George. Gli aggiornamenti dalle zone in cui i virus hanno sottratto i Cryptus confermano che la situazione sta peggiorando. Mm-hmm. E non solo lì. Si avvertono ripercussioni su tutto il pianeta. Si stanno formando enormi cicloni sul Pacifico. Guardate! E tre grossi iceberg si sono staccati dal polo sud e adesso puntano dritti verso l'Argentina. La situazione è molto critica. Mm. E cosa possiamo fare? Riascolteremo il racconto di Sibile Valerio. Sono convinto che la chiave per capire i piani del nemico sia in quella registrazione. Noi intanto ci alleneremo. I virus non dovranno più sorprenderci. La salvezza del pianeta dipende da noi. Finalmente il mio piano sta andando a buon fine. Non possiamo permetterci altri errori. Dobbiamo agire adesso. Sono giorni che si dorme senza stare rinchiuso qui. Non l'ho mai visto così inquieto. Un altro Cryptus è stato strappato alla Terra e un altro colpo inesorabile è stato inflitto ai suoi abitanti. Popolo di Amasia, presto il tuo sacrificio sarà vendicato. Gli umani pagheranno per tutto il male che ci hanno fatto. Per gli alberi, i fiumi, i villaggi che hanno distrutto. Per tutta la vita innocenti che hanno annientato. Cittadini di White Nova, è per me un grandissimo onore festeggiare insieme a voi e alla mia famiglia i 50 anni del mio regno. Sì! Lunga vita al nostro regno! E la galassia di Amasia abbia... Avete sentito? Cos'è stato? Non lo so. Guardate laggiù! Cosa può essere successo? Oh! Mia regina, riprenditi, maledizione, devo portarla subito via da qui! Bambini, presto! Tutti al castello! Mia moglie, i miei figli, il mio popolo! Gli umani mi hanno tolto tutto! Tutto quello che avevo di più caro.
Signore, sentite bene? Io non mi sentirò mai bene, Urkla. Io vivo nel dolore del ricordo di quei giorni. La mia tragedia tra breve diventerà la loro tragedia. Sono stati tempi orribili, ma voi non vi siete mai arresi. E adesso è arrivato il momento in cui la pagheranno caro. Vuoi scommetterci e non avrò pace finché non li avrò distrutti? Nella parte finale del racconto di Sibile e Valerio non tornano troppi dettagli. Ed è proprio da lì che dobbiamo ripartire. Forza, riascoltiamolo ancora. C'è stata una grande esplosione, ma credo di non averla vissuta direttamente. E poi c'è un nome, Araldo, ma è un flash che ogni tanto mi torna in mente. Ecco, questo nome, Araldo, dobbiamo scoprire di che cosa si tratta. La Virtual Zone si è trasformata nel Luna Park di Octavia. E chissà che ci aspetta. Incredibile. Papà e Nila non potranno guidarci nella simulazione, dovremo fare da soli. In modalità automatica. Sarà il computer a condurre il gioco. Esatto, e non sarà facile sconfiggerlo. Direi proprio di no, ha scelto un'arena di combattimento piena di ostacoli. Attenti, virus in arrivo. Diamogli il benvenuto. Cervellone ha selezionato tre virus contro cui non abbiamo mai combattuto. Per metterci alla prova, così saremo preparati a ogni sorpresa. Trasformiamoci e vediamo di cosa sono capaci. Contagio! Prova il mio raggio urticante! Ha una potenza incredibile! Reflex! Non riuscirai mai a colpirmi! Oh, coraggio! Ora tocca a noi! È inutile che vi nascondete! L'amico ha fame! Non è possibile! Trasforma la spazzatura in bombe acide! Presto, dobbiamo sbrigarci! Il modo di stanar dietro, Marco, gli insetti saranno costretti a uscire allo scoperto. Ti aspetto, masso di tentacoli. Lasciami il bidocchio biondo. Avanziamo. Dobbiamo stare attenti, non vorrei che ci cogliessero di sorpresa. Contagio! Spero che i ragazzi riescano a cavarsela senza di noi nella virtuosità. Non avrei mai voluto lasciarli da soli. Ma dal mistero dell'Araldo dipende anche il loro futuro. Se non scopriremo cosa si nasconde dietro a quel nome, non capiremo mai come agiscono i virus. Ci siamo.
L'Araldo è una sonda spaziale inviata dall'uomo nel 1962. Ma Sibyl e Valerio hanno detto che i virus hanno invaso il loro villaggio 10 anni dopo. Non ti sembra strano? I due eventi devono essere collegati tra loro. Ma come? E perché tutto questo odio di Siderno per l'umanità? Cosa gli abbiamo fatto di così tremendo da fargli desiderare la nostra fine? Noi niente, ma forse gli uomini degli anni 60, quelli che hanno progettato la sonda, hanno commesso qualche errore. Ma come? La sonda è stata spedita nello spazio a scopi pacifici. Conteneva addirittura un messaggio di amicizia, non una dichiarazione di guerra. Sì, ma dov'è andata a finire? È andata dispersa nello spazio. Proprio come temevo. Che cosa stai cercando? Il progetto dell'Araldo. Se è come penso la sonda, alla fine il suo scopo l'ha raggiunto. Vuoi dire che è atterrata su un pianeta abitato, sul pianeta di virus? Proprio così. Ma questo non spiega il loro desiderio di vendetta nei confronti degli umani. Lo spiega e come? Guarda qua. Una falla nel motore a reazione di 125 kilotoni. Capace di ingenerare un'esplosione devastante. Così potente da cancellare un'intera civiltà. Mio signore, volevi vedermi? Bisogna accelerare le operazioni, Astor. Voglio gli altri Cryptus e li voglio subito. Perciò ti ordino di individuare le 4 osi rimanenti e di organizzare una spedizione al più presto. Sarà fatto. Dirotteremo un'altra volta i mutanti su una zona lontana dalle oasi e poi entreremo in azione. E tu sei convinto che cadranno ancora nella trappola? Nel giro di poco tempo riusciremo a recuperare tutti i Cryptus mancanti, te lo garantisco. E io ti garantisco che se riuscirai nell'impresa tornerai a Dark Nova da eroe. Avrai poteri e privilegi inferiori soltanto ai miei. Noi ti fermeremo, Astro. Come noi, con in più quella forza nella mente, uniti in missione per combattere contro il male che tra la gente presto arriverà, mutando gli umani in virus insani. Sono alieni, nemici della terra.